Buongiorno a tutti, io sono Maurizio e oggi parliamo del bocchino. Bene, oggi parliamo del bocchino, però la prima cosa che vi voglio dire è iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando sul pulsante rosso in basso a sinistra con scritto iscriviti. È molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Altra cosa, se volete studiare sax con me, scrivetemi una email a maurizio.sax@gmail.com e fissiamo un appuntamento, anche su Skype. Bene, il bocchino è l'oggetto di discussione di tutti quanti i sassofonisti, cioè il sassofonista in tutta la sua vita cercherà un bocchino che suoni bene, che rispetti le sue necessità e che in qualche modo lo faciliti a esprimersi. Quindi qual è il bocchino perfetto? È quello che ci permette di avere un'omogeneità nei registri, di poter suonare bene gli acuti, anche i sopracuti, di attaccare bene i bassi, di avere un volume, di avere un bel timbro. Tutto ciò non esiste. Perché? Perché ogni bocchino ha una caratteristica diversa e noi dobbiamo lavorare con un bocchino che si avvicina di più a quelle caratteristiche per poter raggiungere il nostro ideale di suono. Ma spesso è solamente una questione di feeling, cioè esternamente un ascoltatore può trovare una minima differenza in quello che è il bocchino, però noi suonando abbiamo il feeling che ci permette poi di poter suonare bene. Quindi la scelta del bocchino è una cosa molto importante. Prima qualche cenno storico, inizialmente il bocchino del sassofono era fatto esclusivamente di legno, anche se Adolf Sax si era inventato un bocchino di metallo da provare sul clarinetto perché voleva ottenere un timbro più ricco, un suono più penetrante, però questo progetto viene abbandonato, infatti quando produsse il sassofono ci abbinava dei bocchini di legno. Dopo i primi del Novecento si svilupparono altri tipi di bocchino, per esempio quello di vetro, quello di plastica, quello di metallo e quello di ebanile. Perché? Perché le necessità cambiavano, per esempio, cioè il sassofonista che suonava nella banda oppure che suonava nel gruppo di musica da camera, a un certo punto è entrato nell'ambiente del jazz, doveva suonare con la batteria, con tanti tromboni, con tante trombe e quindi la sezione di sassofono doveva avere più suono. Si è cercato di sviluppare il bocchino in modo tale da ottenere una sonorità più ricca e più potente. Però hanno provato col bocchino di vetro, ma aveva varie problematiche, perché il bocchino di vetro generava molta condensa, quindi il suono diventava spesso sporco, era difficile posizionare bene l'ancia e poi si rompeva molto facilmente, essendo di cristallo. Il bocchino di plastica era un ottimo bocchino soprattutto per studiare, cioè non aveva un grandissimo suono, però aveva la possibilità di essere lavorato finemente e quindi aveva quasi le stesse caratteristiche del bocchino di ebanile. Poi il bocchino di metallo, che poteva essere fatto in acciaio piuttosto che in ottone, poteva essere placcato in oro, in argento e in vari materiali, era ottimo perché permette di ottenere un suono molto potente. Però secondo me il bocchino quello più azzeccato di tutti è il bocchino di ebanile. L'ebanile calcolate che è una miscela di gomma naturale con resina vulcanizzata. Vulcanizzare significa portare a 150 gradi con lo zolfo. Quindi viene in pratica cristallizzata questa ebanite e poi viene lavorata in modo tale da ottenere un suono veramente ricco di armonici e un timbro interessante. Questo va dalla componente naturale, cellulare della materia di cui è fatto. Spero di esservi stato utile, spero di avervi raccontato delle cose interessanti che vi possano stimolare a fare delle ricerche e ci vediamo nel prossimo video. Un caro saluto, arrivederci, ciao!